Avete altre giornate di... Valerio, se non è per impiegare le poste, che ha lasciato quello per dedicarsi nel settore agricolo. Io e Valerio siamo una simbiosi, lavoro io, molte volte gli do dei suggerimenti, dei prodotti che lui manipola, anche dei semi che fa la sperimentazione, eccetera. Questa è un'informazione che noi non lo sapevamo. Però sì, anche lui come Rocco ci ha veramente colpito, perché sia per la giovane età, ma poi proprio per l'investimento totale, come un monaco zen, totalmente votato al lavoro della terra. Quindi lui racconta questo altro aspetto del rapporto uomo-terra. E quindi è così, e Rocco è stato un amore a prima vista. A me ha colpito molto la prima e l'ultima immagine del film. Io sono andato a rivedermi e vi consiglio di andare a rivedere una puntata di Record del 22/5/2005. In quel periodo, quando c'è stato il terremoto, 14 comuni erano rientrati a far parte del cratere. Bene, dopo pochi giorni i comuni del cratere erano diventati 90. Noi abbiamo 136 comuni, dunque vuol dire che il 66,17% dei comuni molisani erano stati tutti quanti colpiti da una marea di soldi. E che cosa succede a Guardia Alfiera? Arrivano 2,8 milioni di euro. Di quei 2 milioni e 800 mila euro, se io mi mantengo là, il 5 o il 2,5% fosse stato messo a disposizione per ristrutturare quella casa, quanto avrebbe guadagnato quella collettività? Tantissimo. Perché poi si poteva innescare un meccanismo culturale da fare paura. E io ho detto, ma secondo me Guardia Alfiera, chiedo scusa agli abitanti di Guardia Alfiera, forse dovrebbe cambiare nome, perché mi veniva in mente l'asino. Cioè, allora al posto di Guardia Alfiera forse sarebbe il caso di pensare a Onos Polis, cioè alla città degli asini, o alla città dell'asino. Perché? Per un motivo molto semplice, perché altri 500.000 euro arrivano sempre a Onos Polis per fare che cosa? Un allevamento di asini più un maneggio con altri appartamenti da mettere a disposizione della collettività. L'asino è sempre associato alla parte peggiore dell'uomo. Ad esempio nella iconografia, qui abbiamo chi si occupa di storia, soprattutto a cominciare dal 300, c'è l'ingresso per esempio di Cristo in Gerusalemme. Attenzione, Cristo sta su un asino. A rimarcare ancora la differenza tra la luce, il bene, diciamo, la razionalità e la parte oscura dell'uomo. E dunque mi era venuta questa associazione con il comune di Guardia Alfiera, insomma, Onos Polis. La cosa per la quale io vorrei ringraziare Ilaria, Roberto e poi anche il musicista, due parole pure per te, perché ci siamo visti ieri alla fermata del Pullman e ne abbiamo parlato. Volevo ringraziarli perché, come spesso succede, in ambito cinematografico il Molise è stato sempre trattato veramente non come una Cenerentola, ma come una terra, ecco, di stupidotti. Allora, io ho tre esempi. Il primo è il Conte Max, Capracotta, no? Capracotta, non so se ricordate quando c'è Sordi e De Sica, e quando Sordi arriva in una nota stazione sciistica,
a parte il fatto che chi ha la reception non se lo fila per niente, non se lo fila per niente, lui arriva con l'affaretto, con il cappuccetto, e quando chiede il costo per una notte, la persona che ha la reception gli dice 9.000 lire, lui rimane completamente spiazzato e dice: ammazzo, con 9.000 lire ci facevo un mese a Capracona. E poi da lì nasce tutta una scena esilarante con Desica, eccetera. E l'altro invece è un film che a me piace molto, e c'è sempre Alberto Sordi, Fra cipolla da Frosolone e il cagasino. E poi arriviamo alla proprio l'apoteosi con Checco Zalone, una presa per i fondelli, e noi abbiamo avuto il nostro presidente che è andato ad omaggiare, e quello ha continuato a spernacchiarci proprio per l'intero pianeta. Ecco, noi siamo questo, capito? Dunque dobbiamo ringraziare moltissimo loro. Perché se avete notato, chi conosce il professore Cirino non si ferma, quando attacca, barabam, 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 dice soltanto una battuta. Io quando l'ho vista la prima volta a Roma, vi confesso, ho pianto. C'è già l'acqua. Anzi, non lo dice come ho detto io adesso, ma lo dice da attore consumato. C'è già l'acqua. E in quel c'è già l'acqua c'è tutto. C'è tutto. Allora, per la musica a me devo dire veramente complimenti, perché la musica è eccezionale, e quello che mi piace di più è questo rumore che, col quale inizia gli ho chiesto, incontrandolo l'altro giorno alla fermata dei pullman, venivo da Terno, gli ho visto un simpatico pennellone con una chitarra dietro che è per lui. Difatti sono andato sicuro e ho detto: Spedino, sì. Ho detto: ma quel suono che tu hai introdotto, che cos'è? Mi ha spiegato tecnicamente la chitarra. Io poi sono andato a botta sicuro, perché gli ho detto: ma è un rumore ancestrale che ha voluto riprodurre. Non me l'ho sbagliato, è impossibile sbagliare, lì si va a colpo sicuro. Perché? Questo è il rumore che tutti gli uomini del mondo, tutti gli animali del mondo hanno sentito quando erano nella pancia della loro mamma. Il rumore è il battito, è la terra, è la vita. Dun, dun. E poi tutto quanto è il resto. Nil sul sole menor, sotto il sole non c'è niente di nuovo. Loro sono stati intelligentissimi, perché non hanno fatto parlare gli attori, hanno fatto parlare le immagini, hanno fatto parlare la musica, e hanno fatto parlare una terra che non parla più. Stasera è bellissimo stare assieme, perché c'è il logos, c'è la parola, e le persone tornano ad essere comunità, cosa che non succede mai. Noi non parliamo più. Non parliamo più con la nostra compagna, non parliamo più con i figli, non parliamo più con gli altri. Volevo ancora ringraziarli, perché prima io ho parlato della mia associazione, dell'OML. In effetti io sono andato a contare tutti quanti i minuti dove noi siamo presenti. Perché siamo presenti con Rocco Cirino, che è il nostro socio, siamo presenti con Valerio, che è il nostro socio, e siamo presenti con il camper, che è il nostro camper, anche se l'ha messo a disposizione il professor Cirino. 21 minuti, il film dura 70, dunque noi abbiamo quasi il 30%, dunque vi dovremmo pagare naturalmente per questa cosa qui. Ci sono delle frasi, per cui vi invito ancora una volta a comprare il libro, perché nel libro c'è anche il DVD, dunque il film può essere riveduto naturalmente molte volte, ma la cosa più importante sono i testi. E io mi sono segnato un paio di cose. C'è questa frase: i contadini che vivono nell'isolamento per la natura stessa del loro compito, è quello che diceva prima la sceneggiatrice.
In effetti Valerio non è un sacerdote, cioè un sacerdote è colui che fa il sacro, sacer, no? Ma non è, io lo paragono più che altro ad un monaco, perché quelle sono scelte di vita, esattamente come fa il professore Cirino, che ogni mattina, come spunta il sole, bam, lo vuoi trovare? Vai nei campi, pure il pomeriggio, insomma, fino alla notte, fino a che lui può stare radicato e a contatto con la terra, lui ci sta. E ci sono dei risvolti, a mio avviso, importantissimi, perché io che ne è riuscito a toccare dei punti, secondo me, strepitosi, anticipando in qualche modo pure i tempi. Uno lo fa per esempio sull'economia e sulla finanza, che apparentemente possono sembrare due cose uguali, ma sono totalmente diverse, perché l'economia altro non è che l'oikos e il nomos, la lettera è la gestione della casa, è quello che ogni donna riesce a fare e fa benissimo, ma è anche la gestione della terra. Poi arriva la finanza, e lì cominciano i guai, perché quando io devo cominciare a cartolarizzare mi scordo di quello che ho sotto i piedi e dunque noi svendiamo tutto. Ci sono una serie di passaggi, se voi avete notato, Valerio ad un certo punto, chi ha avuto la fortuna di andare a pranzo a casa di Valerio, Valerio prende i semi, poi li macina, impasta e voi potete mangiare quintali di quella roba, non vi succederà niente, vi alzerete, sarete, vi sentirete leggeri, leggiadri, felici. E io ci ho visto anche un'assonanza con il Sikh del Punjab, quando, e se avete notato, io ho visto queste cose quando ero piccolo, io ho 60 anni, sono nato a Sant'Elia a Pianisi, però quando andavo a casa dei contadini si mangiava esattamente così, c'era un piatto che veniva messo in mezzo e gli altri, quello era un senso di sacralità vero e di comunità. Chiaramente quando ci ritiriamo, ecco storicamente come funziona, è di condivisione, anzi quello è il momento più alto, è il momento sacro della nostra vita, proprio quando ci mettiamo a tavola, tutto il resto è aria fritta. Bene, io avrei molte altre cose da dirvi, però non vi scoccio più, vi ringrazio. E ok, grazie.